Sì, mercoledì 10 maggio 2017, buonasera e benvenuti al One TV Show, nuova puntata, puntata straordinaria ovviamente, parterre de roi questa sera. Ricordo che siamo in diretta, sono le 21:30 e 17 secondi, proprio in questo momento, dicevo parterre de roi questa sera, avremo con noi Riccardo Biella e Piero Scottini che ci presentano un libro di Riccardo Biella, appunto L'identità è nel cuore, poi ne parleremo, saranno i nostri primi ospiti e poi il cinema italiano e non solo con Ivan Brusa e Paolo Riva. Poi avremo una bellissima ragazza qui con noi, Sabrina Semeraro, ci parlerà di tutte le sue attività e poi anche parleremo di obiettivi nobili come quelli che si prefiggono la Onlus Pane Quotidiano, che tutti i giorni dà da mangiare a tantissimi poveri che non hanno possibilità di comprarsi del cibo. Prima di iniziare però vorrei ricordarvi come sempre la nostra iniziativa della crociera. Questa sera purtroppo, lo dico subito, non abbiamo con noi la nostra Noemi, quindi dovrò fare io questa cosa della crociera. Una crociera che partirà l'11 novembre in quel di Venezia, terminerà il 18 sempre a Venezia, andremo in posti bellissimi, faremo Venezia, Spalato, Kotor, Atene, Olimpia e Bari. Se andate all'agenzia Anachena Viaggi a Ferno, dite che vi manda One TV, pagherete solamente, vediamo, 325 euro, anziché un prezzo molto più alto che reclamano anche alcuni quotidiani locali, come possiamo dimostrare da questa pagina di giornale, che la vende a 809 euro. Quindi se andate solo all'Anachena Viaggi, solo all'Anachena Viaggi, e dite che vi manda One TV, a Ferno, appunto Anachena Viaggi a Ferno, dite che vi manda One TV, pagherete solamente 325 euro anziché 809. Una settimana in compagnia di One TV, faremo tanti spettacoli, avremo comici, avremo dei maghi, avremo insomma tantissime persone, non lo sto neanche a dirvelo, lo sapete già ormai. Per interagire in diretta con noi, come sempre, il numero di telefono è il 331 20 99 557. Ma noi ormai siamo pronti, sono le 21:32, 30 secondi e con questo parte la nostra sigla. E allora, lo dicevo all'inizio, sono amici di una vita da quando io ero un giovane ragazzo, poi scoprirete chi sono loro e perché dico io giovane. Sono qui per presentare il libro L'identità è nel cuore, abbiamo con noi l'autore Riccardo Biella e Piero Scottini. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Io ero giovane, vedete loro, insomma. Io ero infante, ce la caviamo voi, ancora bene. Sì, assolutamente, assolutamente. Allora, L'identità è nel cuore, 30 anni di riflessioni per non dimenticarmi di essere cristiano nell'era del Dio denaro. Riccardo Biella, lui che fa così con la mano, fai per dimostrare che sei tu, un saluto. Riccardo non è, e Piero ovviamente, buonasera. Dei due, insomma, è l'altro. Non c'è la Noemi, quindi non possiamo sbagliarci. Allora, Riccardo, hai scritto questo libro... Tu che uno scrittore non sei, allora ti vorrei chiedere il perché hai deciso di scrivere questo libro. Ti ringrazio Paolo di questa sottolineatura, io non sono uno scrittore di professione. Il non scrittore Riccardo Biella, non scrittore, non ho mai scritto libri prima, però ho sempre scritto, mi è sempre piaciuto scrivere, riflettere scrivendo, confrontarmi con la realtà scrivendo, perché l'ho sempre ritenuto un modo di tenere sveglia la coscienza. Sono 30-40 anni che faccio riflessioni, pubblicato articoli, mi sono stati pubblicati sui quotidiani locali, su dei settimanali. E questo è dovuto un po' anche alla mia formazione professionale, alla mia sensibilità, alla formazione che ho avuto a livello sociale. Insomma, sono molto, diciamo, attratto dai temi sociali, economici, ma anche educativi. Ho fatto anche esperienza di educatore nei gruppi parrocchiali in cui sono cresciuto anch'io, in cui ci siamo conosciuti. E con cui abbiamo 5 anni. Ho fatto tante belle amicizie, contratto tante belle amicizie con giovani vecchi e nuovi, no?
E questa mia sensibilità mi ha sempre spinto a confrontarmi con quello che succedeva, i fatti della cronaca, i fatti della società, gli eventi a volte anche tristi. E, però non mi era venuto in mente di scrivere. A un certo punto, 2 anni fa, un po' mi sono sentito un po' a disagio con questa situazione che stiamo vivendo, un po' la crisi, ma non è solo quello. Penso che sia più una crisi di valori, un po' quasi una specie, io l'ho definito un pantano esistenziale, no? Questo in cui forse stiamo vivendo. Allora ho detto, proviamo a tirare una riga, a vedere queste mie riflessioni, ho provato a rileggerle per vedere di estrarre un succo, qualche cosa, qualche spunto che potesse essere utile a me e anche agli altri, e raggrupparli quindi in un libro. Il libro è dedicato, cioè le dediche sono 4, le mie 4 passioni della mia vita, la mia famiglia, i miei giovani, la mia parrocchia e la mia città. La città come si... Sulla parrocchia, allora, lo sappiamo, One TV si vede sì a livello regionale in Lombardia, ma abbiamo la possibilità anche di farci vedere in una parte di Emilia e Piemonte, Piacenza, io sono di Piacenza, loro sono di Piacenza, si vede, One TV si vede, e quindi dobbiamo assolutamente ringraziare e salutare la nostra parrocchia, che è la chiesa di San Paolo Apostolo a Piacenza, che ci sono tante persone che proprio questa sera ci stanno guardando. Ciao, facciamo ciao. Uso privato del ciao. Mezzo, ciao. Questa cosa è privato. No, appunto, è veramente un libro molto, molto interessante. Piero Scottini ha avuto la possibilità negli ultimi tempi di presentare questo libro che tu hai scritto, Riccardo. Allora io ti chiedo, Piero, come mai hai deciso di presentare questo libro? Beh, innanzitutto c'è un motivo personale di amicizia che ho con Riccardo da tanti anni. Abbiamo lavorato insieme nei gruppi giovanili, abbiamo lavorato insieme nella parrocchia, continuiamo a farlo, il che è molto bello, anche se effettivamente i tempi oggi sono un pochino più difficili di una volta. E poi il presentare un libro con il termine cuore mi ha così un po' incuriosito, perché andava probabilmente al di là del sentimentalismo che poteva esserci in scrivere nello scrivere un volume. Voleva, e l'ho capito dopo la prima lettura, che voleva andare un po' più in profondità degli argomenti, e infatti il capitolo 7 è proprio dedicato alla parola cuore, quindi non qualche cosa che lui sente dentro, e questo mi ha davvero così impressionato, anche perché solitamente quando parlavamo io e lui con gli amici, e questo è un libro che è scaturito con la collaborazione di tutti, quindi è stato scritto a 2 mani da lui, ma viene da lontano, ecco, viene da lontano. Con tanti cuori. Viene da lontano, ecco, appunto. E allora parliamo un po' del libro, come è strutturato questo libro? Guarda, io il libro ho raggruppato tutte queste riflessioni di questi 30-40 anni in 10 aree tematiche sostanzialmente. I primi sei sono capitoli più di denuncia, perché tutte le mie riflessioni sono sempre un po' in bilico tra denuncia e speranza. I primi sei, ripeto, c'è cioè la famiglia pilastro dimenticato, i giovani terreo di conquista, la vergogna della guerra, poi ci sono 3 capitoli dedicati a un'analisi sul denaro, no? La vita non è soltanto un business, ci vorrebbe un altro capitalismo, e la società del 10% non ha un futuro. Poi c'è un capitolo che è di cerniera fra questi 6 e gli ultimi 3, che si chiede, ma dove sono finiti i cristiani? Gli ultimi tre sono una proposta, una serie di riflessioni che spingono ad andare a ritrovare un po' la propria, ai cristiani, ma non solo, alle persone, a ritrovare la propria identità. Oggi si fa tanto parlare di identità, ma molte volte, e forse è questo il modo per uscire da questa situazione, no? Ma molte volte la si va a cercare in cose esterne. Probabilmente il campo di battaglia
dove agire è dentro di noi, appunto il nostro cuore, e questo è un po' il tema fondamentale. E questi 10 capitoli sono preceduti da questa riflessione postuma che ho fatto, che ha cercato di leggere in retrospettiva tutto quello che ho riflettuto in questi 30-40 anni, e sono emerse alcune sottolineature, alcuni inviti, alcune provocazioni. La prima, ecco, ma ne dico, dico tre sostanzialmente, sì. Diciamo così, che la prima è appunto quella di andare dentro, no? al cuore, perché il vero campo di battaglia è il nostro cuore. La seconda è forse di prendere coscienza che c'è un nemico in mezzo a noi dal volto amico, e che può essere annidato anche il nostro cuore, che è l'attaccamento eccessivo alle cose, al denaro, alle ricchezze, e che può essere anche per chi ha denaro o chi non ce l'ha, in sostanza, no? E poi anche prendere coscienza a volte che ci dimentichiamo di tanti mali. Ho definito l'oblio, che può essere, può coinvolgere ciascuno di noi, dei peccati sociali in cui possiamo incorrere. Il nostro cuore può essere occupato da, e qui ovviamente i peccati sociali riguardano proprio anche certi aspetti, non so, fatto l'esempio, evasione fiscale, lavoro nero, ma anche altre cose. Prendere coscienza anche, molte volte vengono sottovalutati questi mali sociali. Quindi un invito che ho tratto da questa rilettura del passato, di queste riflessioni, a purificare il nostro cuore, perché appunto il cuore è un po' la sfera dell'io dove c'è dentro tutto. Forse non lo conosciamo neanche noi, probabilmente, il contenuto del nostro cuore, i sentimenti, i pensieri che si annidano dentro. Quindi metterci allo specchio, cercare di approfondire per purificarlo, e anche per accogliere una novità, che poi è quella che ho cercato di esprimere anche nel titolo del libro e anche nell'immagine. Infatti io vorrei parlare anche dell'immagine, che è un'immagine molto particolare. Sì, è un'immagine particolare. Non so se si vede bene, ma insomma, penso di sì. Sì, è un'immagine famosa. È un'immagine famosa. È un'immagine di un dipinto di Rembrandt, che è esposto all'Ermitage di San Pietroburgo. Sì. Mi ha colpito. Cosa rappresenta? Rappresenta il padre, Dio padre misericordioso, che accoglie il figliol prodigo. Ma ci sono i particolari, che sono le cose fondamentali. Sono le mani e le braccia di questo padre, perché questo padre ha una mano maschile e una femminile, e è stata dipinta che così, è molto particolare, ma questa è la sua singolarità, che sta proprio a significare sia l'affetto materno e paterno di Dio padre, la sua. E poi un altro aspetto molto bello che mi ha toccato molto è gli occhi del padre. Praticamente il padre è qui rappresentato come cieco, perché si è consumato gli occhi a forza di aspettare il figlio che dovesse tornare. Quindi questo cuore che accoglie, questa apertura agli altri, spendersi per gli altri, probabilmente il punto di partenza, è questo un po' la morale di tutto il libro, per ripartire rispetto a questa situazione di disagio che tanti vivono oggi, non solo per questioni economiche, ma anche per questioni esistenziali, può essere quello di andare a imitare questo padre grande, questo padre che è pieno di misericordia. Non per niente questo libro l'ho scritto anche all'inizio dell'anno della misericordia, del giubileo della misericordia. Ecco, questo è un po' velocemente quella che è stata l'esperienza
di questo libro, che mi ha portato a scrivere questo libro. Ecco, appunto, l'identità nel cuore, appunto, 30 anni di riflessioni per non dimenticarmi di essere cristiano nell'era del Dio denaro. Dove possiamo, appunto, come dicevi tu, è una raccolta di questi 40 anni quasi di scritti, dove possiamo trovarlo? Libreria Piacenza. Piacenza, sempre, se no contattate direttamente. E poi si può contattare... ti chiamiamo, ti facciamo delle telefonate, troviamo il libro assolutamente. Ti faccio una domanda che faccio sempre a tutti quelli che, a tutti gli scrittori, anche se tu sei un non scrittore, però questa è una domanda che ha senso. Cioè, insomma, ti chiedo, quando è che scrivi tu? Cioè, questi articoli li hai fatti appunto in 40 anni, è stato un momento? Non c'è un momento preciso, io sono stimolato dagli eventi che accadono. E questo è il meccanismo, e allora scrivo di sera, scrivo negli intervalli pomeridiani, perché lavoro ancora un po', insomma. Sì. No? Nell'era del Dio denaro tu lavori anche in banca, quindi insomma ho lavorato in banca, adesso mi interesso sempre di aspetti finanziari, però diciamo un po' di esperienza in materia ce l'ho, di luci e ombre anche, no? E scrivo appunto anche nei weekend, insomma, no? E poi è un modo, ripeto, per tenere sveglia la coscienza. Piero, vogliamo aggiungere qualcos'altro a questo libro di Riccardo? Sì, aggiungerei che lo sforzo che ha fatto è stato proprio quello di raccogliere questi articoli disseminati appunto e fatti lungo gli anni. E questo è un servizio che ha fatto a noi, cioè a tutti quelli che avevano raccolto un po' di articoli, però non li avevano tutti, anche perché se andate a vedere ce ne sono effettivamente tanti. Allora, raccogli in un unico pezzo un volume è un servizio che ha fatto agli amici, ha fatto a chi poi un domani acquisterà il volume o ne verrà in possesso, lo potrà leggere. E ecco perché solitamente uno dice sì, scrivo, ma pubblicare non è necessario. Però in questo caso era necessario, perché è un contributo che è venuto nel tempo, e quindi la sintesi è sicuramente un'ottima cosa. Grazie per essere con noi. Noi intanto ci vediamo sabato, in realtà, sempre in San Paolo. Bene, grazie Paolo. Grazie amici di San Paolo che stanno guardando. Grazie per essere stati con noi, Riccardo Biella e Piero Scottini. 3 minuti di break promo e poi torniamo, parliamo di cinema con Ivan Brusa e Paolo Riva. A tra poco, grazie. Altro Studio Sport, il talk show calcistico dove l'attualità del campionato è scandagliata in ogni suo aspetto da opinionisti informati. Non gli dai il rigore al 90esimo, non è più la partita per segnare. Certo, quello dici, quindi... Hanno due pesi diversi. No. Competenti e animati da una straordinaria verba polemica. Non so perché io non interrompo. Allora, perché dici delle cose che sono talmente evidenti. E in cambusa, naturalmente, ingredienti a non finire, che scorrono tutti nel solco condiviso della passione per lo sport più bello del mondo. We'll be right back.
Cari amici, ho una notizia straordinaria da darvi. Da oggi fare pubblicità su One TV è facilissimo. Grazie alla sinergia stretta con COE Communication Solution, azienda leader nel settore della stampa, grafica e gestione degli spazi pubblicitari, basta una semplice telefonata. Ciao Paolo, cosa stai facendo? Ciao Marco, stavo raccontando agli amici di One TV quanto è facile fare pubblicità in TV. Già, grazie alla nuova legge sull'editoria potrai detrarre dalle tasse fino al 100% della somma investita. E allora cosa aspetti? Contatta subito COE Communication Solution e crea la tua campagna pubblicitaria su One TV a partire da 300 euro al mese. E pensano a tutto loro, dall'impostazione grafica per spot statici alla creazione del tuo video con registrazioni e montaggio. One TV ti conviene, lo capisce anche un bambino. OE Communication è a Busto Arsizio, in via Respighi 1. Visita il sito internet www.coe-cs.co. Sono in onda tutti i martedì alle 21 su qui su One TV, ovviamente con il loro short Freaking Smoothies, Ivan Brusa e Paolo Riva. Ciao. Non so esattamente che cosa ho detto, se no è giusto. Però lo dici fatemi. Short freaking. Fallo bene. Short freaking smoothies senza la S. Freaking. La padronanza dell'inglese incredibile. Sì, ma anche voi. Hai fatto proprio il Wall Street Institute. Il cane grande. Bau scusa, prima di iniziare volevo chiedere una cosa ad Allegri, sì. Perché no. Allegri cioè deve sapere, cioè volevo commentare, già da stare allegro, esatto, volevo commentare questa nuova legge del, dei ladri, che in teoria si può sparare ai ladri o uccidere i ladri, adesso non so bene le cose, no, però puoi sparare di notte. Adesso io non so cosa ne pensa Allegri di questo. È stata una cosa che veramente ci ha fatto pensare questa legge che hanno promosso il Parlamento. Che se ti capita per esempio Paolo un ladro in casa, tu gli puoi sparare di notte, no? La Juventus e Allegri cosa ne pensi? E allora subito abbiamo diramato un comunicato che noi Fici Juventus non vogliamo più giocare in notturna perché potremmo essere parte lesa di questa nuova legge. Ecco. Abbiamo Paolo. Fatto il Guarda. Battutone iniziale. Caro Paolo Riva e caro Ivan Brusa, è il motivo per il quale io faccio i programmi alle 21.30, così non ho problemi a farmi fuori del cazzo. No, grazie sempre di essere qui perché grazie a voi. A parte gli scherzi e le battute che ovviamente ci stanno e speriamo di sentirne tante questa sera, è sempre interessante parlare di un cinema che c'è stato e che magari forse secondo me è stato un po' abbandonato. Siamo stato sfrattato, siamo orfani. Infatti, siamo Paolo Ivan è morto. Paolo Riva è morto nel 1980, quando appunto la TV e il cinema hanno iniziato a decadere completamente. Io pongo come spartiacque l'80 perché finisce È stato una fine di un'era che però noi vogliamo ricordare proprio con il One TV Show, da quando abbiamo deciso appunto di avervi con noi. Un mercoledì no. Penso che sia poi la storia del nostro cinema italiano, quello più artigianale, quello vero, forse, quello più mazzata. Abbiamo un film bellissimo. Andiamo che tu non conosci. Nel 1974 e parliamo di Cani arrabbiati. Di Mario Bava. Allora, regia di Mario Bava, un grandissimo film girato nel 74, anzi per quanto riguarda nell'estate del 74 a Roma, clima difficilissimo, con pochissimi mezzi, però questo è un grande poliziottesco degli anni 70 con grandissimi attori, c'è Cucciolla, George Eastman. Che abbiamo visto magari anche Il regalo di Natale o La rivincita di Natale di Pupi Avati, ma lui faceva un sacco di film. Anche si chiama veramente come Luigi Montefiori, grandissimo. E poi c'è essere sempre la cosa di cambiare i nomi, americanizzarli così. Poi lui aveva iniziato con i western, c'era questa cosa negli spaghetti e poi western. C'era Don Bachi. Te lo ricordi? Don Bachi, cantante musicista che io amo perché faceva parte del clan Celentano. E si è anche ribellato contro il grande capo Celentano, quindi mi sta più simpatico. È sopravvissuto. E lui è stato anche un grandissimo. Salutiamo Celentano che ci guarda tutte le sere. Soprattutto lunedì. Ciao Adriano. Ascolta, Paolo. Non fa l'infanzia di Celentano.
grandissimo Don Bachi, grandissimo Don Bachi, se tu un cantante tu lo vedi qua fa a bisturi il ruolo di uno psicopatico sempre con questo coltello, e veramente, ecco, vorrei porre l'accento su questo film, veramente mette terrore, mette paura. Io non l'ho mai visto, grazie a Ivan appunto mi sta facendo conoscere meglio Mario Bava. Senti proprio questo clima di tensione dall'inizio alla fine. Poi ecco qua, quello che dico sempre, la credibilità. Vediamo appunto delle persone che sembrano veramente dei delinquenti, veramente ti mette una grande tensione. Quello che non c'è al giorno, io vedo Gomorra, questi figli. Hai visto la nuova serie? Mamma mia, guarda mai vista vita film, mia, non ci è sono delle scene crudissime. Posso anche dire quella scena, la si può dire. Fai sì. Tanto per dirti, c'è una scena, però è questa, sì, di estremo sadismo, in cui una ragazza viene fatta veramente orinare di fronte appunto a questi due banditi delinquenti. È una scena molto forte, molto forte, veramente fortissima. Dobbiamo dire anche delle vicissitudini di questo film. Improvvisamente durante la lavorazione sono mancati i finanziamenti, il finanziatore appunto è fallito, quindi questo film è stato fermo per 20 anni, fin tanto che Lea Kruger, che è una delle attrici, l'ha comprato. Sì. L'ha comprato e in questo modo è stato distribuito. Poi ha avuto anche problemi di censura, naturalmente. Sì. Finalmente, dopo 20 anni, nel 94, Lamberto Bava è riuscito appunto a distribuire questo film, questo capolavoro, questa chicca veramente grande. E ci manca questo tipo di cinema. E qua possiamo vedere appunto la grandezza di Mario Bava. Vuoi dire tu qualcosa su Mario Bava, che con pochi mezzi riusciva a sconvolgere tutti? Anche osannato all'estero, veramente. Sì, perché poi abbiamo sempre il problema che in Italia i nostri, come dire, ma Bava è riconosciuto da tutti, perché poi ha spaziato da tutti i generi, è partito dal western, la horror, critica tutto. Alla fine la sì, se non critici, quella almeno che si definisce la grande critica, quei grandi geni dei critici cinematografici italiani hanno sempre bisfrattato queste cose. Infatti una cosa che voglio sottolineare, che non la sottolineiamo mai, è che io e Paolo siamo un attore regista, Ivan Brusa, l'attore Paolo Riva, non siamo critici cinematografici e vi parliamo di questi film da attori, da regista, da critici. Noi facciamo una parlata con Paolo Muzio sul mondo cinematografico e altre cose. Parliamo da fan di questi film. Parlando di noi tre insieme, è uscito il trailer di Non nuotate in quel fiume. Dove ci sei anche tu? Sì, no, lo dico, ci sono anch'io, ma c'è anche la Priscilla, che Priscilla Secoli. Priscilla Secoli, che salutiamo. Salutiamo, che ci guarda ogni sera. Che ci guarda sempre. Sì, no, mi manda sempre dei messaggi tutte le sere, quindi ci guarda in ma questo sei contento momento. Di questo tuo lancio anche nel mondo cinematografico? Beh, io ho iniziato facendo cinema, facendo teatro, poi mi sono andato al cinema e poi ho deciso di approdare alla televisione e sono qua, quindi quindi ho cambiato varie. Però insomma è stata un'esperienza straordinaria quella di Non nuotate in quel fiume 2 di Roberto Albanese, specifichiamolo, salutiamo. Anche abbiamo mandato il trailer, sta seguendo forse. Sì, perché è vicino a Piacenza, lui è a Codogno, mi sembra. No, se dici così si suicida, Casa Pusterlengo. Non dirlo perché ti trovi una bomba in casa. Sì, infatti chiedo scusa, no, sbagliato. Casa Pusterlengo e si vede Wanti. Sì. Questo. E soprattutto c'è la crociera del... Dove non andrà Paolo Muzio perché è impegnato. Ma voi con ci sarete, cose. Voi ci sarete? E dobbiamo vedere sono impegnato con la preparazione della squadra. Sì, quindi... si parte l'11 novembre. Se andate all'Anachena Viaggi, l'agenzia di viaggi, a Ferno pagherete solamente 325 euro anziché 809 euro che viene sponsorizzato dai super quotidiani locali. Insomma, su questa presentazione ti prendi l'aumento di sicurezza. Lo dico perché è un po' come il cinema. Sarà? Chi ci sarà? La grande Liz, la grande Liz Taylor avremo, e anche il sosia di Bonucci, il sosia di Franco Landoni, il sosia penso anche di Marco Ciapparelli. Avremo tantissimi sosia, quindi sosia, ma poi avremo anche dei cantanti, dei prestidigiatori, quelli che fanno i giochi di magia. Il figlio di Silvan. Invece di parlare di questa bellissima crociera, la crociera è straordinaria, davvero vi dico di andare alla Kena Viaggi e dite che vi mando One TV. È bellissima. Parliamo del film. Ritorniamo a parlare del film. Dobbiamo dare l'incipit del film, perché sennò non si capisce che film. Ok, vai. Allora, è la storia di che cosa parla? Ci sono dei delinquenti che quattro delinquenti che decidono di fare una rapina a una industria farmaceutica.
Sì. La rapina riesce, però riesce male. Il guidatore, il driver, diciamo, della macchina viene subito impallinato. Allora loro cercano, sì, di scappare, però durante appunto questa fuga uccidono diverse persone, due persone, credo, no? Due persone, riescono a rapirne altre due, fra cui Lea Kruger, che era una dipendente della ditta. Poi un signore che trovano casualmente in macchina, perché prendono un'altra macchina per scappare, che porta un bambino. Interpretato questo da Riccardo Cucciola. Riccardo Cucciola, grande attore. Fra l'altro, questo Riccardo Cucciola, che sembra proprio l'uomo qualunque, l'uomo spesato così, c'è un colpo di scena che non diremo, che veramente rivela ancora una volta la grandezza di Mario Bava. Sì. Veramente anch'io non lo conosco, sono rimasto esterrefatto. Io pensavo di essere aduso a tutto, invece alla fine mi ha veramente stupito. Ho detto la grandezza di questa persona, che è riuscita a combinare le cose. Però guardate questo film. Ma perché cos'è la cosa che vi ha piaciuto di più, cioè che vi ha colpito di Cani Arrabbiati? La veridicità delle cose. Sembra veramente un film vero, cioè veramente sul mondo della malavita. Poi c'è una trama forte, grandissimi attori, grande colpo di scena, uno spaccato appunto della nostra società che purtroppo non c'è più. Io, come dire, appunto, mi sembra di vedere, appunto, io credo che se mi chiedessero qual è il regista probabilmente più completo, che dicevamo in macchina, più completo, più bravo di sempre a fare le cose, a tirar fuori da pochissimi soldi grandi cose, direi senza ombra di dubbio Mario Bava. Mario Bava era un genio assoluto, probabilmente il più grande genio insieme del cinema Fulci. Di sempre, insieme a Fulci. Fulci bravissimo, ma secondo me Mario Bava probabilmente è il più grande genio incredibile, e appunto ha fatto questo film con pochissimo. È un film d'azione, io che prediligo questi film d'azione, è incredibile, con una caratterizzazione di personaggi incredibili, momenti fantastici, anche in chiave non solo veritiera, come molto certo soffre Paolo, ma anche proprio in chiave, come dire, molto cinematografica, molto da divertimento. E il film è strepitoso, perché ha un sacco di, come dire, di genialate poi, lungo il proprio cammino. Tiene proprio la tensione, la paura, è difficile fare paura, veramente, cioè, sì, è difficile. O ci sono quei film horror che però c'è così tanto sangue, sì, che alla fine risultano fine delle film, oppure sì, ti disturbano perché non ha senso. Splatter. Qui invece splatter, che anche a me non piacciono, perché è un'esagerazione inutile. Qui invece proprio ti prende, ti coinvolge, inizia a vedere questo film fino alla fine. E ti prende. Adesso noi vedremo una scena che avete selezionato. Vogliamo parlare un attimo? Non so quale scena sia, però diciamo all'inizio l'input. La colpa è tutta la colpa sua. Mia è l'input del film. Quindi, appunto, quando fanno, diciamo, hanno concluso la rapina, per cui appunto prendono una macchina, c'è una specie di inseguimento. Come sempre, non ho dato momenti troppo di dialogo. Guarda, che è difficile fare una scena di inseguimento così, è una cosa terribile. Adesso vedrete la maestria. Ma anche a filmare nella macchina, tu li vedi così, ma guarda che firmare quelle sequenze in una macchina così veramente è difficilissimo. Poi devi essere un grande maestro. 1974, che adesso forse, sai, con le macchine, le telecamere più piccole riesci a inserirle lì, no. Lì nel 74, eppure non c'è niente di falso, cioè proprio la macchina va. La macchina tu vedi secondo che me noi dovremmo parlare anche di queste cose, di come vi è, dato che insomma voi due quando vuoi quando vuoi ti diciamo magari la tecnica. Prossima stagione di parlare anche oltre dietro le quinte del film, un po' dietro le quinte di come vengono fatte certe cose, quando secondo vuoi. Me può essere un'idea. Grazie davvero a Ivan Bruso e Paolo Riva per essere stati con noi tutti martedì alle 21 con Short Freaking Movies. Oh yeah. Torneremo con nuove ci vediamo mercoledì Corche. Non prossimo, quello dopo ancora, quello dopo, che mi sembra essere il 24 con l'ultima puntata del One TV Show è il 31, però fatemi dire con il film Dio perdona io no, e vi porterò qui in studio Francesco Carrà, che diciamo l'esperto mondiale più grande di Giuseppe Colizzi, il regista. Lasciatemi Colizzi. Dire una cosa, sì. Dio perdona io no, con il grande Bud Spencer, Carlo Pedersoli. Ci ricordiamo che adesso giugno è un anno che lui un non anno c'è più. Che ci guarda da là, come sì, per me è grandissimo e mi manca tanto. Assolutamente, grazie davvero grazie per essere stati con noi. Allora vediamo questa sequenza di Cani Arrabbiati e poi dopo Sabrina Semeraro, bellissima, dico solo questo, vediamo. Oh!
controllata la borsa? Ora lo faccio io. C'è una fortuna, siamo ricchi! Finalmente! Accelera, accelera! E allora lei sa l'inglese, l'arabo e il cinese, però questa sera ci parlerà, spero, in italiano. Fra le sue tante partecipazioni ha preso parte anche al videoclip di J-Ax e Fedez. È qui con noi questa sera Sabrina Semeraro. Buonasera Paolo. Ciao Sabrina, come stai? Tutto bene, tutto bene. Oh, sì, si parla in italiano, meno sì, male. Sì. No, perché tra le prime cose che ho letto, che mi hai mandato, perché ovviamente mi mandate sempre una scheda di presentazione, oltre a dirmi che hai studiato amministrazione, finanze e marketing, adesso hai puntato sulle lingue e fai inglese, e che uno dice vabbè, inglese, arabo e cinese, che insomma non è come dire, non so, spagnolo e francese, arabo e cinese. Sì, ho fatto anche francese alle superiori, sì, però. E adesso cerco di specializzarmi in queste altre Vuoi due lingue. Vuoi dire qualcosa in cinese? Un po' imbarazzante sarebbe. Io so solo dire ni hao, che è ciao, spero. Sì, pronuncia perfetta, tra l'altro. Sì, ho un futuro nella TV cinese. Arabo invece non so ancora bene. Sì, io ho cominciato da più anni arabo e cinese. Arabo è il primo anno, ho iniziato quest'anno in università. E devo dire che mi piace molto. Mi sento abbastanza sul campo, sul diciamo. Campo, sul campo. Allora, hai fatto e fai tantissime cose. Io ho visto un po' la tua bacheca Facebook, tu hai partecipi a delle fiere, a degli eventi, ti avevo visto anche alla settimana della moda, no? Di Milano. Dai, raccontaci un po'. Allora, vabbè, ho iniziato tutto con il concorso di Miss Italia, che consiglio a tutte le ragazze, perché si incontrano diverse ragazze e si instaurano veramente dei rapporti di amicizia e ti forma molto, perché ti fa crescere e veramente capisci anche il mondo come è fatto. Dello show business. Anche, sì. Ti metti un po' a confronto tu stessa. E infatti lì ho iniziato e ho iniziato con questi lavori di hostess anche. Lavoro nelle fiere, nei congressi e mi diletto un po', mi diverto. Allora, parlando appunto di Miss Italia, devi raccontarci un po' un dietro le quinte, qualcosa. Ma dietro le quinte è un po' ansioso, è sempre ansioso, diciamo, però è una bella adrenalina. È divertente, perché con le ragazze stai in giro tutto il giorno, dalla mattina alla sera, e ci si diverte, poi tutte femmine, quindi ci sono delle belle risate. penso che parlerete molto. Certo, sì, siamo femmine. E poi appunto hai partecipato al video di Fede. Sì, recentemente, J-Ax, sì, nel video di Piccole Cose. Che esperienza è stato? Com'è stato? È stato molto bello, era la prima volta che facevo una cosa simile e mi sono divertita molto. Lì sono stata tutta la giornata e ho fatto la statua di ghiaccio. È molto bello, sì, sono stati solo 3 secondi di video, diciamo. Sì, però beh, l'abbiamo però visto, ne è valsa la pena. Non sì, esistono sì. piccoli parti, ma solo piccoli attori, però se uno l'ha fatto bene, appunto. È stato bello, sono stata tutta un po' dipinta di bianco, capelli bianchi, sono tornata a casa tutta anch'io imbalsamata. Anch'io volevo dirlo, ecco, guarda, ti ringrazio per questo asino, perché tutti chiedono, ma come mai Paolo ha i capelli bianchi? No, anch'io vengo dipinto, perché fai la statua di ghiaccio. Solo che lo fanno ogni puntata mi fanno fare la statua di ghiaccio, quindi io ovviamente dico di sì, ma insomma. Allora, come sempre, ricordo gli sms per poter interagire con noi questa sera, come per tutti i mercoledì. Il numero di telefono è il 331 20 99 557. E qui con noi, ovviamente, continuiamo a chiacchierare con la nostra Sabrina Semeraro, che appunto, fra le tante cose, come abbiamo detto, la statua di ghiaccio, ma insomma anche altro, nel video di Fedez e J-Ax hai partecipato a Miss Italia, ma fra tutto questo anche la hostess, quindi esatto. Una cosa
molto diversa, penso, da un punto di vista proprio come fatica fisica, cioè devi stare in piedi per tantissimo sì, tempo. Sì, dipende da che tipo di hostess. Come sei entrata un po' in questo mondo, quando è che hai deciso? Ho deciso tramite Miss Italia, perché mi ha proprio spinta, mi ha aperto un altro mondo, ti fa crescere. Da lì ho deciso di mettermi un po' in gioco, ho iniziato a fare questi lavoretti, e così aiuto anche un po' in famiglia, si guadagna un po' di più. Ah, un piccolo aiuto, diciamo, e poi mi piace, io mi diverto e ho fatto anche eventi molto carini, ho fatto il compleanno di Michel Hunziker, quindi Michel Hunziker ho avuto il piacere di conoscerla anch'io, assolutamente, donna fantastica, l'ho rivista recentemente per il progetto Lobby Fighters, veramente donna eccezionale, umile, fantastica. Sì, molto. Con noi ospiti, secondo me è stata molto meglio di quello che appare, perché già in video sia come bellezza che come simpatia straordinaria, ma insomma. Sì, per me è stato veramente un piacere lavorare con lei. Sì. Ma dicevi di questo progetto, appunto, con lei, di che cosa si di questo progetto è molto interessante, perché abbiamo indossato delle t-shirt con la scritta Lobby Fighters, creato da Michel Hunziker apposta per la lotta contro la violenza sulle donne, quindi è un progetto molto importante e io ho avuto l'onore di lavorare insieme a lei. Fa insieme all'avvocato Buongiorno, mi sembra, esatto, questa sì, iniziativa, no? Questa associazione per la difesa delle donne. E poi, allora, dobbiamo tornare però sulla cosa dell'inglese, l'arabo, soprattutto il cinese, perché è una cosa sì, che... No, dai, dici qualcosa, cioè come... Come mai ho fatto questa scelta? Allora, io in terza media avevo iniziato a fare qualche lezioncina di arabo. Diciamo che ho sempre avuto la predisposizione per le lingue. Non so come mai ho scelto di fare amministrazione, finanza e marketing alle superiori. Fino a che ho capito che veramente non era la mia passione, quindi ho deciso di spostarmi e cambiare scelta. Di andare sulle lingue. Sì, sì, sì. Ho detto questo è quello che voglio fare e va bene così. E poi ho puntato un po' su lingue importanti che spero mi diano un aiuto a trovare un lavoro interessante. Vabbè, il cinese soprattutto, ne parlavamo prima con Paolo Riva e Ivan Bruso sulle sorti calcistiche, ecco. Insomma, diciamo che i cinesi iniziano a comprare. Sì, purtroppo anche con gli arabi, insomma, diciamo, ormai... Insomma, arabi e cinesi è un po'... Sì, sì, è un mondo... Il mercato così, forse sta andando verso quella anzi, sono loro che stanno venendo da noi, però insomma, alla fine sono sempre cinesi e arabi. E adesso progetti per il futuro, di che cosa, dove ti vedremo prossimamente? Allora, al momento desidero finire i 3 anni di università e poi vediamo dove riesco a specializzarmi, fare qualche master, spostarmi 6 mesi da una parte, 6 mesi dall'altra per praticare la lingua comunque sul campo, che è tutta un'altra cosa, e poi vediamo cosa si porterà, ovviamente, si gli avvenimenti futuri. Ti faccio un'ultima domanda, perché come tempi siamo sempre molto certo, stretti. Hai parlato di Miss Italia prima, sì, ti volevo chiedere proprio un dito le quinte, ma divertente, cioè di come tu hai detto, appunto, parliamo molto, siamo molto amiche e tutto, ma una cosa di simpatica che è accaduto, una cosa simpatica. No, non simpatica, insomma, una cosa che gli spettatori e io non sappiamo. Ma insomma, lì a Miss Italia Lombardia facciamo sempre la nostra prestazione, ognuna di noi portava un qualcosa di sì, caratteristico che la identificava, e spesso c'era chi portava qualche presentazione simpatica e intratteneva il pubblico molto tu cosa bene. Hai fatto? Io ballavo, perché adesso faccio palestra, ma prima andavo a danza e quindi ho portato un pezzo di danza fatto da me. Grazie davvero, grazie a te, Sabrina Semeraro, per essere stata con noi. E ora vediamo, torna la rubrica di UMAM, questi video realizzati da alcuni studenti, ex studenti dell'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, e questa sera vediamo un video che ci parla di come favorire la produzione di latte, poi un piccolo break e torniamo di nuovo in diretta come sempre con Luigi Rossi, vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus. Grazie davvero a Sabrina. Grazie a te, Paolo. Vediamo, a presto. Per favorire la produzione di latte bisogna fare 2 cose. Avere fiducia in se stesse e attaccare il bambino al seno più possibile senza guardare l'orologio.
poi bisogna bere. Non esageratamente, ma bere. La leggenda della birra è una cavolata, anche che il latte fa latte lo è. In realtà qualsiasi sostanza idratante favorisce la produzione di latte. Beh, non proprio tutte. Comunque ci sono degli alimenti che stimolano la produzione di latte, tipo i brodi, perché oltre a essere molto liquidi sono anche fortemente rimineralizzanti. Brodi di verdure, brodi di pesce, brodi di pollo, anche se a me quello di pollo non piace. Oppure vendono anche delle tisane apposite che potrebbero aiutare un po'. Ma ricordatevi che niente per avere del buon latte è più efficace di un bambino famelico che succhia più non posso. E comunque preoccupatevi di questo solo se pensate che il vostro bambino non stia crescendo abbastanza. Altrimenti, relax. Le vostre tette sono dotate di intelligenza. Lo sanno loro quanto latte fare. Non sei ancora iscritto al canale YouMom? Cosa aspetti? Clicca iscriviti sotto al video. Baci verdi. Ogni giorno distribuiscono gratuitamente cibo e beni di conforto alle fasce più povere della popolazione. Da poco partita l'iniziativa Insieme per il Pane. È qui con noi questa sera il vicepresidente di Pane Quotidiano Onlus, Luigi Rossi. Buonasera e benvenuto, Luigi. Grazie, buonasera a voi. Ci diamo del tu. Questa sera abbiamo deciso che, dato che ho iniziato con due miei amici, poi... tu, basta, ci diamo del tu. Non c'è problema. Va benissimo. Allora, Insieme per il Pane, un'iniziativa interessante che supporterà la ristrutturazione della sede, della vostra sede storica in Viale Toscana. Perché questa iniziativa? Beh, intanto questa sede è diventata praticamente obsoleta, visto e considerato l'aumento che c'è stato negli ultimi anni, un aumento considerevole. Diciamo che negli ultimi 10-15 anni ogni anno siamo cresciuti a doppia cifra. Basti pensare che solo circa 15 anni fa avevamo orientativamente dai 1000 ai 1500 ospiti, oggi siamo a circa 3000-3500 ospiti tutti i giorni, con punte di oltre 4000 ospiti il sabato mattina. Va da sé che le strutture che c'erano anni fa e che sono ancora quelle attuali non riescono più chiaramente a contenere tutte le persone che noi assistiamo quotidianamente. Da qui si è reso necessario e diventa imprescindibile chiaramente un lavoro di ristrutturazione che possa in qualche modo agevolare l'attività solidaristica che noi facciamo tutti i giorni. Ecco, appunto, Pane Quotidiano Onlus, lo dicevamo all'inizio, l'ha ripetuto anche lei, che appunto date da mangiare. Ci davamo del tuo o del lei? Sì, no, scusa, ah, ragione. Ecco, fatto bene. Date da mangiare fra i 3.000 e i 3.500 bisognosi tutti i giorni. Come funziona la macchina organizzativa? Come potete fare tutto questo? Beh, intanto fammi dire una cosa che ritengo sia molto importante. Intanto un'associazione che è nata nel lontano 1898, quindi il prossimo anno compirà 1898. Esattamente, quindi il prossimo anno compirà 120 anni. È un'associazione laica senza alcun tipo di matrice politica, quindi nelle nostre due sedi di Viale Monza e di Viale Toscana 28 distribuiamo queste razioni alimentari.
Una razione alimentare che consiste nella fattispecie in circa 300-350 grammi di pane, un litro di latte, 4 yogurt, salumi, formaggi, frutta e verdure in grande quantità e anche dolciumi, perché quando non riusciamo a soddisfare il fabbisogno calorico ci mettiamo i dolciumi, così lo soddisfiamo sicuramente. Giusto. Ecco, ci ho premesso, diciamo che Pane Quotidiano in questo momento sta diventando veramente una struttura molto importante per la città di Milano, per l'accoglienza che facciamo. Nel 2016 sono state distribuite più di 800.000 razioni e proprio per questo motivo è una struttura importante, perché oltre ad assistere queste persone diciamo che sostanzialmente non le lascia da sole, nel senso che comunque trovano nei nostri generi di conforto comunque un aiuto economico estremamente importante. Come possiamo aiutarvi noi da casa? Io come faccio ad aiutarvi? Beh, certamente diciamo che l'aiuto più concreto e più immediato è un'oblazione. Le oblazioni sono quelle sicuramente... Sganciamo, in considerazione della ristrutturazione che stiamo affrontando e che stiamo facendo, effettivamente le spese sono tantissime. Infatti è una ristrutturazione che costa parecchio, è all'incirca 1.400.000 euro di lavori di ristrutturazione, quindi la copertura finanziaria ancora non ce l'abbiamo nella globalità. Speriamo di poter dare una mano noi di OneTV. Ma assolutamente questo, sì, di questo ne sono assolutamente certo. Poi chiaramente ci possono essere anche altri aiuti, diciamo che si può venire a fare volontariato, per esempio Pane Quotidiano, o per chi non ha la possibilità di donare denaro, per chi non ha la possibilità di donare generi di conforto, quali capi d'abbigliamento usati ancorché in buono stato, può in qualche modo venire a fare il volontario. Cosa consiste? Un volontario tipo? Vogliono degli skill particolari. Fondamentalmente funziona così: le persone si mettono in fila, entrano nelle nostre location e di conseguenza ci sono delle postazioni dove ci sono gli alimenti che noi distribuiamo, e quindi chiaramente le persone, cioè i volontari, inseriscono nei sacchetti delle persone che sono messe in fila gli alimenti. Ci sono varie postazioni: c'è la postazione del pane, c'è la postazione della frutta, c'è la postazione della verdura, c'è la postazione dei dolciumi, dei salumi, dei formaggi, della pasta, del riso, dell'olio. Per cui diciamo che sostanzialmente non ci vogliono, diciamo, delle preparazioni particolari, degli skill particolari per fare il volontario Pane Quotidiano. Chiunque può fare il volontario Pane Quotidiano. Dunque, allora andate anche, suppongo ovviamente, sul sito internet per sostenere il progetto, che è insiemeperilpane.it, dico giusto? Sì. Esattamente. Potrete trovare anche tutte le informazioni per poter anche donare appunto una somma in denaro per la ricostruzione per la ristrutturazione della sede storica di Viale Toscana. Ah, ma lì ci siamo solo dal 1932, dal 1930, sì. Beh, insomma, una cosa abbastanza recente, quindi bambini. E cosa è la cosa più bella, cioè perché tu hai deciso di dedicarti a Pane Quotidiano? Ma diciamo che forse all'inizio è stato quasi un gioco, ma più che un gioco sostanzialmente c'è stato l'attuale presidente, che è un amico e che aveva bisogno di amici che contribuissero con lui a portare avanti questa associazione, sia da un punto di vista gestionale che da un punto di vista, diciamo, di idee e di spunti per poterla sorreggere, per poterla portare avanti. Abbiamo meno di un minuto, ti faccio un'ultima domanda per cercare di incentivare i nostri telespettatori ad unirsi a Pane Quotidiano Onlus. 3 buoni motivi per cui vale la pena diventare volontario di Pane Quotidiano Onlus. Vale la pena perché intanto fa bene allo spirito, vale la pena perché comunque si vedono persone che hanno veramente delle esigenze e che con tutta probabilità il manifestarsi di queste esigenze, vedere queste persone che hanno veramente bisogno, ci fa sentire in qualche modo più fortunati. Ok, spesso ci lamentiamo sempre di quello che abbiamo, ma forse è stato comodo quando sono tornato a casa dal lavoro, chi se ne frega, perché poi alla fine la gente si capisce che ci sono altre cose più importanti nella vita, si capiscono forse meglio determinati valori, quindi diciamo che ci sarebbero molte di più di 3 buone ragioni, ma avendo un minuto di tempo a disposizione
Sei stato perfettamente nei tempi. Grazie davvero. Grazie a Luigi Rossi, Pane Quotidiano Ollus, per essere stato con noi. Donate, andate sul sito internet. Prima di concludere vi ricordo le repliche di questa puntata, che andranno in onda come sempre il venerdì alle 13 e alle 23 e la domenica alle 23 circa, perché quando andiamo in replica gli orari precisi non sono mai precisi, appunto, quindi circa. E poi dopo vi ricordo di andare sul sito internet di One TV, www.onetvnbc.it, sulla pagina Facebook di One TV, ma anche sulla pagina Facebook del One TV Show, per rimanere aggiornati su tutte le nostre iniziative, per rivedere le puntate. C'è la pagina YouTube che è One TV Show. Grazie davvero per essere stati con noi. Il One TV Show torna mercoledì prossimo, come sempre, alle 21.30 in diretta, ma io vi ricordo anche l'appuntamento di domani, come sempre in diretta alle 21.30 con il nostro Primiano Mandunzio, con Assieme a Noi parleremo sempre dei candidati sindaco, continueremo il nostro percorso con i candidati sindaco di Garbagnate Milanese per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo 11 giugno, con ballottaggio, se ci sarà, il 25 giugno. E vi ricordo anche Anna Kena Viaggi a Ferno per la crociera, 325 euro se dite che andate con One TV, se no sono 809. Luigi Rossi, vieni in crociera con noi. Così. Io c'ho mal sapere, te lo dico. Vieni? Io ci vengo volentieri. Allora vieni. Stare sulla terraferma. Grazie per essere stati con noi, a mercoledì prossimo. Ciao. Grazie. Grazie.